Molto piacere essere a Milano dopo tanto tempo, una città dove ho vissuto tanti anni. Avrei preferito parlare della felicità piuttosto che delle paure, però cercheremo di farlo in un modo leggero. Penso che il tema della paura sia più che attuale e la paura è l'energia più limitante che ci sia, perché fa proprio come dei blocchi, no? Oltre i quali è difficile andare e dentro ai quali uno diventa così confuso. E è un'energia che è in grado di sabotare il sé come nient'altro. Perciò è utile trasformarla, perché altrimenti è come rinchiudersi, autolimitarsi, creare dei blocchi che sono comunque il prodotto della nostra mente. Uno può pensare, beh, ci sono tanti motivi per aver paura, ci sono tanti motivi per non averla. Altrettanti. Quindi è una scelta. Ed ecco perché meditare penso che sia molto vitale, oggi più che mai, per uscire da queste dinamiche. Un po' come se dovessi andare al di sopra per non essere fagocitato dalle cose che qua giù mi possono creare timori, ansia, panico. E devo stare al di sopra. E la mia coscienza può portarmi al di sopra, perciò è come se fosse quasi una responsabilità personale. E poi quella responsabilità personale diventa una responsabilità sociale. Perché se una persona ha paura, molta, ha un grande effetto su tutti quelli che è intorno. E se una persona è stabile emotivamente, è al di là, no? Di uno stato di paura, calma tutti, l'avrete sperimentato. Perciò suppongo che se siete qua volete essere quelli che calmano gli altri e quindi di aiuto, di beneficio. Ovviamente ci sono delle paure sane, la paura che ci protegge da un pericolo. Tipo se sono in macchina con qualcuno che guida a 180 ed è un po' assonnato, mi viene paura. Però per fortuna, perché così gli dico rallenta, guido io. No, insomma, faccio la mia parte che mi tutela, mi protegge. Quindi quella paura che è naturale ci va bene. È una protezione, è una forma di buonsenso e di prudenza. Altre paure invece no, oggi ne vedremo alcune, poi l'argomento è enorme, perciò ne vedremo qualcuna. Ad esempio, la paura di non avere abbastanza o che nel futuro non avrò abbastanza. Quindi in un certo senso è la paura del futuro, la paura di una penuria o di una carenza economica o di altro. L'avete mai provata? È un senso di precarietà e di relatività rispetto al presente, tipo oggi ho, ma domani cosa succederà? Molto forte in questo tempo. E allora mi viene in mente un aneddoto, forse una storia vera, non lo so, di una ragazza che veniva da una famiglia molto ricca e molto generosa, abituati a condividere e a dare, no? Quando potevano. E si sposa. E come succede in India, ambientata in India, la ragazza che si sposa va a vivere nella casa dei suoceri. Il suocero era tirchissimo, esattamente l'opposto del papà. E allora lei, che era predisposta a dare, a, no? Fare la sua parte,
quella famiglia non gli facilitava quell'attitudine. E un giorno erano a tavola, una tavola imbandita, c'erano i ben di Dio, finestre aperte perché era estate, e fuori si sentiva un mendicante che mendicava e che chiedeva cibo. Allora lei si avvicina alla finestra, al balcone, si rivolge al mendicante e gli dice: «Mi spiace, sai, anche noi stiamo mangiando avanzi». Il papà, il suocero, la guarda e dice: «Cioè, c'era la tavola proprio, no? Sfiziosissimo tutto, come gli avanzi?» E lei gli risponde: «Certo, noi stiamo mangiando il karma di ieri. Ieri ci sarà stato un buon karma, per cui oggi abbiamo tutta questa tavola imbandita. Questi sono gli avanzi di ieri. Però domani saremo come quel mendicante». E questo era per indicare come il karma gioca un ruolo enorme nel nostro timore o meno del futuro. Perché se io semino buon karma, non ho timore. Infatti ogni paura è connessa con il ricordare qualcosa. Perché molte delle nostre paure sono connesse con brutte esperienze del passato, che ricordo il cane che mi ha morsicato, ricordo il cane che mi ha morsicato e ho paura dei cani, ricordo di essere caduta dal cavallo, esperienza mia, non sono più voluta montare a cavallo. Quindi ricordo esperienze negative, dolorose. E quello impatta le mie scelte del presente. Perciò molte delle cose che noi abbiamo vissuto oggi ci condizionano. Ricordare di seminare è un modo per assicurarsi che nel futuro non mi manchi nulla. Anche quando c'è una crisi, c'è gente che la vive in pieno e gente che non la vive. Quando c'è un grosso problema, c'è gente che lo vive e altri no. Perché? È un gioco karmico. Quindi, cosa sto seminando per domani? Per evitare che oggi mangio gli avanzi, ma domani sarò come quel mendicante. Quale bellissima lezione aveva dato questa ragazza al suocero, indicandogli questo. Perciò un modo per evitare di aver paura del futuro, di possibili carenze future, è quello di seminare oggi il più possibile. Tipo oggi cosa avete seminato? Avete seminato? E seminare non vuol dire fare l'elemosina, perché quello sarebbe forse il minimo. È facile dare un euro a qualcuno, anche se non è suggeribile, perché non sai che ci fa, meglio dargli un panino, casomai. Però seminare può essere con tutte le risorse, il tempo, buoni pensieri, supporto a livello di umano, qualsiasi cosa che uno condivida è una semina. E quindi questo è un aspetto importante, ricordate di seminare tutti i giorni. E quel tipo di paura viene smussata. Poi ci può essere la paura di non essere all'altezza. Anzi, mi viene in mente un'altra storia connessa con una buona semina. Legata, forse perché stavo ricordando questa scuola in India, dove la nostra ex ex direttrice si chiamava Dadi Kumarka, alcuni di voi l'hanno conosciuta, e un giorno qualcuno andò da Dadi e le disse: «Dadi, durante la notte qualcuno viene nella nostra fontana fuori dal cancello a fregare l'acqua». C'era una fontana
oltre la strada, quindi oltre il cancello, però apparteneva alla Brahma Kumaris, nel percorso per andare a un edificio. E le dissero: Dadi, stanno fregando l'acqua di notte, chiudo il rubinetto. Indovinate che cosa rispose? Immagina se diceva chiudete il rubinetto. Ci pensava nemmeno. Disse: no, no, l'acqua è di tutti, che prendano la tanta acqua quanto vogliono. Anzi, c'è un altro rubinetto da aprire. Che rubinetto è? No, non solo quello dell'acqua, ma aprite il rubinetto del cuore. Perché quello è di nuovo una grande semina. Quindi provate a ricordare stasera, domani, chiedendovi che cosa ho seminato, cosa posso seminare, che opportunità ho. Tutti abbiamo opportunità tutti i giorni per seminare qualcosa. Cogliete quell'opportunità finché potete. Potrebbe arrivare un tempo in cui, anche se voglio seminare, non posso più. Chissà. Ora potete, seminate il più possibile. Un'altra paura molto comune è la paura di non essere all'altezza, dovuta a poca autostima, dovuta alla paura di che cosa penseranno gli altri. E mi ricordo una nostra insegnante, tanti anni fa, era in una conferenza sulla pace, con tantissimi personaggi che parlavano della pace con cognizione di causa, insomma. Una conferenza importante e lei era nel pubblico e però furono invitati chiunque dal pubblico a dire la sua, dopo che tutti i relatori avevano fatto la loro parte. E lei pensò: ho tanto da dire sulla pace, no? Questa scuola ogni tanto la chiamano la scuola Om Shanti, che vuol dire sono pace, quindi è chiaro che facciamo regolarmente l'esperienza della pace. E poi c'era il timore di mettersi davanti, il timore del pubblico, tutti quei timori che la trattenevano. Fin quando non le venne un pensiero, che fu: chi più di me può parlare della pace? La sperimento tutti i giorni, gli ho dedicato tutta la mia vita. Chi più di me può parlare della pace? E questo pensiero le dette la spinta per andare davanti e fare la sua parte. Dopodiché si sentì molto soddisfatta. Non solo era soddisfatta, ma tanta gente la approcciò per saperne di più. Aveva seminato, in un certo senso. Perciò è chiaro che ci vuole un po' di coraggio. Però quello che devo ricordare a questi livelli chi sono, la mia natura, che è fatta di coraggio. Il nostro DNA non è fatto di paura. La paura è un acquisito, è qualcosa che abbiamo integrato, no? Sotto una serie di influenze, di esperienze nostre, esperienze di altri. No, delle volte la gente dice: ho paura dei ladri, non ce li hanno mai avuti in casa, non hanno mai visto un ladro e hanno il terrore dei ladri. Quindi è una paura indotta da esperienze altrui. Ma il nostro DNA è di coraggio, è di impavidità. Se ricordo quello, perché non faccio la mia parte almeno?